Sì, no, è stato bravo lui e sono stato scarso io, perché comunque erano delle occasioni abbastanza limpide, uno contro uno col portiere, purtroppo non sono riuscito a fare gol, speriamo la prossima che vada bene. Sotto il punto di vista della squadra, come giudichi le prestazioni? Abbiamo fatto un'ottima gara, anche perché abbiamo dominato, secondo il mio punto di vista, abbiamo dominato la partita, siamo stati bravi sia nel primo gol che nel secondo gol a recuperare la gara, quindi penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione. Recuperarla all'ultimo respiro, una mischia del genere, mi rende soddisfatti del punto, oppure rimane l'amaro in bocca di aver condotto la trama per tutta la partita e comunque dover essere stati costretti a recuperare. Siamo soddisfatti per aver recuperato la partita, anche perché loro sono un'ottima squadra, però siamo un po' amareggiati perché comunque abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo dominato, quindi secondo me ci stava anche una vittoria. Abbiamo chiesto a Lucchini chi fra te e lui ha la testa più dura. No, ma poi non è tutto risolto, comunque ci siamo spiegati a fine partita, tutto a posto. Ce l'ha detto, ha detto che sei anche molto bravo, magari ha detto se qualche volta ti butti un po' meno lui è più contento. Io mi butto di meno e lui fa meno falli, quindi Mattia, il feeling con la Rondo? No, ho detto che mi trovo benissimo con tutti e quattro gli attaccanti, anche perché sono quattro attaccanti molto forti, quindi chiunque gioca dà il suo contributo per il Siena. Aspetti molto la partita di domenica o sarà una gara come tutte le altre del campionato No, adesso dobbiamo pensare soprattutto alla partita di giovedì contro il Cagliari in Coppa, poi vedremo, penseremo domenica.